Ciao a tutti, namaste, bentornati con un nuovo video. Oggi un video un po' diverso, non farò né una pratica yoga né delle tecniche di rilassamento o di respirazione, ma voglio consigliarvi dei libri per chi appunto si sta appassionando sempre di più al mondo dello yoga e vuole magari unire una qualche lettura. Iniziamo col dire che i libri più importanti e basilari sono sicuramente i testi antichi e sacri. Sono testi come Yoga Sutra di Patanjali, la Bhagavad Gita, Hatha Yoga Pradipika e anche altri. Sono testi densi di saggezza, di spunti di riflessione. Però, a mio parere, non sono, diciamo, l'ideale per chi sta iniziando adesso ad avvicinarsi a questo mondo, perché sono ricchi di termini sanscriti, che non fanno comunque parte della nostra cultura e ci vuole tempo per capirli, studiarli e renderli un pochino più nostri. Quindi quei libri sono consigliati per chi pratica yoga già da diverso tempo, per gli insegnanti, però diciamo che per i principianti consiglierei delle letture un pochino più semplici, diciamo. Tra questi, prima di tutto, ve lo mostro anche perché ce l'ho, consiglio l'autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda. Io stessa ho comprato questo libro anni fa, quando non ero ancora un insegnante e mi stavo sempre di più appassionando allo yoga. Mi è stato consigliato e infatti è un libro che adoro, l'ho letto più volte. E ogni volta anche in questo libro si trova un qualcosa di più che non ci si era accorti precedentemente. È appunto un'autobiografia di questo famoso e conosciuto yogi e a mio parere proprio riesce a introdurre la persona nel mondo dello yoga, perché parla di tantissimi argomenti, ci sono anche tante racconti mitici e quindi proprio riesce a trasmettere quella magia. Inoltre è stato anche un bestseller tradotto in tantissime lingue, quindi è sicuramente una lettura valida. Un altro libro che voglio consigliarvi, non ve lo mostro perché non ce l'ho qua, si intitola Imparo lo yoga di Van Lisbeth. E questo autore è stato uno dei pionieri di chi ha portato lo yoga in Occidente, quindi è sicuramente più semplice di tutti i testi sacri o anche del libro che vi ho detto prima, perché è stato proprio scritto da una persona occidentale che ha comunque vissuto in quell'ambiente e quindi è riuscito a semplificare certi concetti che per noi che non siamo indiani, non siamo cresciuti con quella cultura, tante volte possiamo trovare difficili. Inoltre, in questo libro parla di diverse tematiche, parla delle tecniche di rilassamento, di meditazione, dei diversi pranayama, quindi le tecniche di respirazione, e c'è anche una parte sull'alimentazione che chi pratica yoga sarebbe meglio che avesse, quindi ci sono anche dei piccoli consigli su quella tematica. Infine, poi ovviamente ci sono tantissimi altri libri dedicati soltanto a una parte del mondo dello yoga, quindi abbiamo libri sulla meditazione, sullo yoga nidra, sulla Ayurveda e su ogni altra piccolo argomento che questo fantastico mondo contiene. Io ho appunto deciso di consigliarvi questi due perché sono quelli con cui ho iniziato, mi hanno aiutato tantissimo, però ovviamente sta anche a voi scegliere quello che un pochino vi ispira di più, vi incuriosisce. Quindi vi invito, se volete,
a lasciare qua sotto un commento, scrivendo magari i libri che invece hanno aiutato voi ad avvicinarvi al mondo dello yoga, in modo così appunto di ampliare sempre di più questa nostra conoscenza. Vi ringrazio e ci vediamo prossimamente con un altro video. Grazie.